Limatola trovi Eurogronde e la tua gronda è servita. Eurogronde, telefono 0823 48 11 16 e ti risponde l'ingegner Pietro Di Lorenzo. Pronto, chi parla? Da sempre con Eurogronde. Due gruppi collegati tra loro gestivano l'immigrazione clandestina per trarne profitto. Sono stati scoperti e smantellati dai carabinieri di Marcianise e Grigignano d'Aversa, che stamattina hanno arrestato 10 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione, falsità di atti, estorsione, ricettazione e truffa aggravata. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno permesso di identificare i due sodalizi, uno composto da cittadini di nazionalità ucraina, l'altro da italiani. Il gruppo ucraino gestiva gli extracomunitari provenienti da paesi come Iran, Nigeria e anche Ucraina, fornendo loro auto con targhe contraffatte che gli permettevano di circolare tranquillamente tra le strade dell'agro aversano, prive di assicurazione e di qualsiasi altra documentazione. Il gruppo italiano invece si occupava dell'ingresso degli extracomunitari in Italia e della loro permanenza sul territorio. Per farli entrare utilizzavano documenti falsi prodotti in Italia e consegnati a mano. Ad esempio, con i cittadini iraniani lo scambio avveniva in Turchia, da dove cominciava la loro avventura. Una volta giunti nella penisola venivano inscenati matrimoni fittizi con soggetti di nazionalità italiana, circa 20 i casi accertati dagli investigatori, celebrati solo sulla carta nei comuni di Napoli, Giugliano, Pozzuoli e Quarto. Così gli immigrati trovavano posto in Italia, ovviamente dopo aver pagato una tangente per il servizio ricevuto. Una gazzarra più che una seduta di consiglio regionale, la presidente dell'assemblea Rosetta D'Amelio del PD costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del 118 per un malore accusato dopo aver visto il suo banco occupato con la forza da alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle. I grillini si sono scatenati contro il presidente De Luca, da cui pretendono le dimissioni dopo l'inchiesta che ha interessato il suo presunto stretto collaboratore. I lavori sono stati sospesi per ben 4 volte, anche se la maggioranza ha comunque portato a casa la legge regionale sul riordino delle risorse idriche, tra le contestazioni dei comitati per l'acqua libera capeggiati tra il pubblico dal padre comboniano Alex Zanotelli. Una giornata di ordinaria follia nella massima assemblea della regione Campania, dove è successo di tutto. Poco dopo le 5 di ieri pomeriggio la seduta è stata definitivamente sciolta per impossibilità di andare avanti, come annunciato dal vicepresidente Tommaso Casillo. Sabato 21 novembre si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, riconosciuta dal governo con una legge sullo sviluppo degli spazi verdi urbani, e l'occasione sarà sfruttata anche dalla città di Caserta. Alla Reggia Vanvitelliana è stata organizzata infatti una passeggiata alla scoperta degli alberi monumentali del Bosco Vecchio, area preesistente alla realizzazione del parco che costituiva il giardino annesso alla residenza della nobile famiglia casertana degli Acquaviva, antenati dei Caetani di Sermoneta, da cui Carlo di Borbone acquistò il terreno per l'edificazione della Reggia. I visitatori potranno ammirare e imparare a riconoscere le numerose piante secolari casertane. L'appuntamento per i partecipanti è fissato alle ore 10:30 alla Fontana Margherita, al termine del primo tratto dell'asse centrale del parco. Il biglietto per partecipare ha un costo di 5 euro ed è acquistabile presso la biglietteria centrale. Debutta in prima nazionale all'Officina Teatro di San Leucio Il sogno dell'arrostito, nuova produzione della compagnia Storri Tintinelli. L'opera sarà allestita sabato 21 e domenica 22 novembre. Sul palco un uomo e una donna, due compagni, due militanti politici, si trovano a dar vita ad un comizio. Si potrebbe identificarli come un sindacalista e un operaio. L'uno rappresenta la forza delle parole, l'altro la forza del lavoro. Entrambi credono nell'utopia e nel riscatto per un mondo diverso da quello in cui vivono. Mentre il tempo scorre, sembrano portare avanti gli stessi ideali, ma quasi senza accorgersene li tradiscono. I percorsi dei due prendono le strade opposte finché l'orizzonte degli ideali si chiude. L'arrostito, nell'immaginario degli autori, è una persona che cuoce lentamente su una graticola, a tal punto abituata a sopportare tutto che arrostisce lui stesso lentamente. Il sogno del cambiamento si trasforma, come insegna la storia, in repressione e restaurazione. In scena Alberto Astorri e Paola Tintinelli, che ne hanno curato anche il testo insieme a Rita Frongia. Quando perdi al supplementare gli episodi decidono, e veramente, specialmente nel nostro caso, negli ultimi due minuti hanno deciso degli episodi. E credo che se avessimo vinto non avremmo rubato niente. Allo stesso tempo bisogna fare complimenti a Pistoia, perché insomma 5-6 vittorie quante ne ha fatte non si fanno certo per caso. Ma la chiave per me è stata il nostro primo quarto non all'altezza della situazione, che
da un certo punto di vista mi ha sorpreso perché insomma è la prima volta che ci succede, ecco. Per la verità bisogna anche dire che è la prima volta che Siva è la seconda partita, quindi la prima che entra nel quintetto e ha totalmente un ritmo diverso rispetto ai compagni che giocano insieme da 2 mesi, senza di lui. E dobbiamo un attimo amalgamarci, sia in attacco che in difesa. Saremmo dovuti essere, scusate, più bravi ad attaccare l'area che ci portava qualche vantaggio, mentre ci siamo un po' incaponiti nel tiro da tre. Il secondo motivo, l'ho già detto, ok, ci siamo incaponiti del tiro da tre, ma bisogna anche segnarlo. Noi purtroppo abbiamo avuto sotto il 30% e l'abbiamo pagata cara. Ripeto, far questi tipi di commenti su una partita persa, supplementari, quindi che è ripari, insomma, fa male 2 volte, ecco. Bastava veramente un canestro, un tiro libero, un niente, e a quest'ora il risultato poteva essere stato diverso. Carlo Barbagallo, presidente Chioto Volatto Caserta, come dire, secondo successo consecutivo, 7 punti in classifica, comunque dopo le prime sconfitte, insomma il campionato della Chioto sembra comunque mettersi in rosa. Diciamo che le prime sconfitte erano preventivate, e visto che abbiamo incontrato le compagini costruite per quella che dovrebbe essere la promozione a fine campionato, avevamo detto che il nostro campionato sarebbe iniziato domenica scorsa, a quanto pare così, è così. E vincere oggi ha un sapore diverso, perché vincere un derby è sempre una cosa bella, al di là di quello che sia il livello della rivalità che in settimana abbiamo provato e a quanto pare siamo riusciti a tenere molto basso. La rivalità doveva essere solo dalla prima all'ultima palla. E che dire, ragazzi, oggi sono state direi alquanto perfette, sia dal punto di vista fisico, tecnico che mentale soprattutto, perché giocare il derby spesso quello che gioca brutti scherzi è l'emozione, la pressione. Presidente, 2 aspetti. Il primo, palazzetto pieno, quindi questo è stato, anche questa è una vittoria sicuramente per la società. E poi chiaramente una squadra che ha giocato veramente bene dalla prima all'ultima battuta, interpretando la partita proprio come andava fatta, con la giusta intensità. Vi dico migliore per queste prossime sfide di Pesaro e di Olbia. Ricordiamo domenica prossima ancora qui a Caserta. Sì, questo sicuramente. Le ragazze sono in crescendo innanzitutto tutte. Ovviamente il gruppo inizia a crescere anche perché iniziano a conoscersi meglio. Arelic inizia a entrare meglio negli schemi, anche se non ha avuto sosta estiva lei avendo giocato gli europei, però siamo molto contenti perché seguono Gagliardi, sono molto contente di giocare e di allenarsi. Guarda, una cosa che mi ha colpito in settimana è vederle ridere in allenamento, vederle divertirsi. Questo deve essere lo spirito per poter vincere. Siamo con Noemi Porzio a commentare questo bel successo di Caserta contro Aversa nel derby, prima volta per Caserta in Serie A contro Aversa. Quali le chiavi, la chiave del match decisiva per vincere questa partita, dominata, va detto, poi dalla Chioto? Ma allora, intanto un grazie a questo pubblico magnifico, perché è uno spettacolo giocare con un pubblico così, è veramente l'uomo in più in campo. E sono contenta perché abbiamo espresso il nostro gioco e questa qua è stata la chiave. Abbiamo spinto tanto in battuta e anche quando eravamo in difficoltà abbiamo subito reagito e abbiamo espresso il nostro gioco, è stata questa la chiave. Ecco, prima con il coach si parlava di come, ecco, un aspetto importante è stato proprio la vostra tenuta mentale, sempre costante dalla prima battuta sino poi al punto finale, rarissimi momenti avuto, forse in avvio di terzo set, è stata questa proprio la chiave decisiva per farvi vincere la partita? Assolutamente, stiamo crescendo tanto perché stiamo lavorando tanto anche sotto questo punto di vista e sì, i risultati si vedono, ragazzi, perché anche oggi, come hai detto tu, quando abbiamo preso qualche punto ci siamo guardate e abbiamo detto ok ragazzi, la prossima un punto dopo l'altro, e abbiamo portato a casa il match. Ultima battuta, mercoledì si va a Pesaro, domenica si ritorna in casa, 2 partite comunque difficili, bisogna subito dimenticare il derby oppure sulla euforia della vittoria si lavora meglio? Ma tutte e due, nel senso che vincere è ovvio che ti porta un'euforia grandissima, cioè è proprio bello, ragazzi, vince, quando si vince è bellissimo, e quindi vogliamo però continuare a fare bene, quindi adesso ci godiamo la vittoria perché è giusto così, poi dopo subito testa al prossimo incontro perché sappiamo che è una squadra importante e noi dobbiamo far punti. A Limatola trovi Eurogronde e la tua gronda è servita. Eurogronde, telefono 08 23 48 11 16 e ti risponde l'ingegner Pietro Di Lorenzo. Pronto, chi parla? Da sempre con Eurogronde.